Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Lorella e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Prima di cominciare, vorrei ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli altri video. E adesso, divertiamoci! Nello scorso episodio abbiamo visto che Selina ha preso una bella botta anche da Pierre, nel senso che ha avuto una delusione anche da lui. Quindi si stava riprendendo dal divorzio con tantissima fatica. In più ha avuto anche un rifiuto di Pierre durante il loro secondo appuntamento. Selina allora ha deciso di cambiare proprio pagina. E quindi, come succede spesso a noi donne, ha deciso innanzitutto di cambiare look e poi ha deciso di essere più leggera, di prendere un po' di più la vita come viene. E quindi vediamo il suo look intanto e le scelte che ha deciso di prendere. Eccola la nostra Selina. Completamente cambiata. Ecco, c'ho proprio il cuore a pezzi, come vedete. E chi è Vincenzo? Boh. Ecco, brava, vatti a fare una bella doccetta che ne hai bisogno, eh? Chi c'ha il gattino? Oh, che cos'è tutta questa roba? Oh. Che c'è che ti lamenti? Allora, facciamo una cosa, mamma. Chiama Chico per mangiare. E tu, papà, mangiati questo piattino. Selina intanto sta facendo la sua doccia. Spero. Sì, eccola lì. Gli vengono fuori altri capelli, ma va bene. Eccola qui la nostra Selina. Dunque, quello che ha intenzione di fare è diventata mora, ecco, si è fatta la doccia, si è messa il suo bel pigiamino. Ma in realtà quello che ha intenzione di fare è esattamente questo: andare su internet, ma fare una scelta diversa. Cioè, attiva chiamate per sveltine. Vuole darsi proprio la bella vita, vuole proprio non pensarci più. Chissà, soprattutto se riuscirà a sostenere emotivamente una cosa del genere, visto che per lei è la prima volta. Perché lei per... Oh, allora, sei ora iscritto al nostro servizio. Bene, perché Selina per stare con un uomo deve essere innamorata, ma ha deciso di chiudere il suo cuore e di prendere questa scelta e quindi si è iscritta al servizio di sveltine. Ovviamente non dice niente ai suoi, fa la vaga, ma il papà mi sa che l'ha scoperta, ma non ti vergogni! E vorrei vedere te al posto mio, dopo tutto quello che ho passato. Papà, non mi capirai mai. No, non ti capisco. E se ne va. E vabbè. Allora, intanto la mamma le facciamo sistemare un po' la cucina. Ah, il gattino si è addormentato. Chicco. La mammina è un po' stanca. Ah, ci abbiamo subito il primo spasimante, diciamo, eh? Non è che ti va di venire qua per una cosetta veloce? Arrivo subito. Puntini, 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 arrivo subito. Magari tesoro, però cambiati. Ecco, brava. Vediamo come va questo appuntamento. Eccola di ritorno. Molto ispirata.
Andiamo bene. Che emozione! Selina è motivata dal successo. Beh, sembra che apprezzi i dettagli. Vabbè, lasciamo stare. Ma comunque, sembra che le abbia fatto bene. Ecco, sembra che ha preso la soluzione più adatta per questo periodo. Allora, è sorto un nuovo giorno. Vediamo un po' a casa Beat che cosa succede. C'è il papà che sta preparando la colazione. Eccola Selina, buongiorno. Mamma mia, papà, ho una fame. Cucini di buono? Senti che profumino. Hai messo tutti gli ingredienti? Dovremmo fare la spesa, lo sai? Ok, papino chiama a tavola, vai. Serena, vai a mangiare. Perché sul divano adesso? Dunque lei ha il cuore spezzato. Ecco, mi concentrerò solo sui bei ricordi. E sarebbe pure ora, Selina mia. Oh, si è alzata anche mamma Diana, va? Ma poverina, ma che si sta mangiando? Ripulisci. Poi dopo non ti lamentare se stai male. Vatti a prendere le cose, la colazione che ha preparato il tuo bel maritino. Qua, prendi una porzione. Abel! E vai, lei di nuovo alle prese con il bonsai. Ricordi quando parlavamo di Luisa VC Celebrity? Abbiamo avuto davvero un bel appuntamento. Congratulazioni! Beh, questo è il minimo. Niente, non ci pensano proprio ad andare a tavola loro, vabbè. Vediamo che viene fuori stavolta. Scusate, vediamo un po' se la tavola è apparecchiata. No. Allora, papà, dai da mangiare a Chico e poi apparecchia la tavola. Giallo. Coperto informale giallo, mettiamo. Cara mamma, voglio rinnovarmi tutto l'armadio. Ma sì, lo farai crepare di invidia quello, vedrai. Allora, Selina cara, tu però devi pensare un po' al tuo lavoro. No, facciamo registrare un video, va? Le mattinate a casa Beat. Poi comunque volevo vedere quando è il primo dell'anno. Ah, fra 2 giorni. Oh, vedi, ha raggiunto il livello 5. Il mondo ama la pagina del tuo Instagram. Selina ora pubblicherà contenuti di qualità superiore e attirerà più follower. Selina ora può pubblicare foto di ispirazione e scattare selfie con trappole per la sete. Congratulazioni, Selina ha raggiunto 100.000 follower su Instagram. Selina ora riceverà offerte promozionali da piccole aziende per i Simoleon. Oddio, ma qua c'è il buttafuori del locale. Che vuole? Beh, sì, sei mia figlia. Vai via che non ti conosco. Ecco, ciao. Vai a giocare con il gattino, papino, eh? Parla con. Loda. Dai un dolcetto. E che altro c'è? E accarezza. Questi due che combinano? No, la mamma dove va? Ah, brava mamma. Vai a sistemare tutte le cosette, eh? Vota per i piani nel quartiere. Cara mamma Diana. Vediamo un po'. Vediamo di fare qualcosa di stravagante.
comunità su di Giri. Io sarei proprio curiosa di vedere che cosa succede. Tutti ubriachi, ma sì. Mamma Diana, perché non fai un po' i cupcake? Questi e le carote? Oddio, aspetta. Questi qua. Oddio, i cupcake pancettati. No, forse no. Alle fragole, no. Alle carote, dai. Che gli possiamo far fare al papà? Va. Oh mio Dio, che bella scultura! Oh no! Ma guardate che bello sto bonsai! Ma io non avevo mai vista sta forma! Selina, brava! Oh, e la sveltina t'ha fatto proprio bene! Per questo episodio è tutto, vi mando un bacio, alla prossima!